Do quindi il benvenuto a Daniele Giglioli, che per pochi giorni ha schivato la competizione con la ripresa del calcio e che siamo veramente felici di poter ascoltare questa sera. Due parole di presentazione. Daniele Giglioli insegna letterature comparate all'Università di Bergamo ed è uno studioso molto conosciuto che collabora anche con il Corriere della Sera, il Manifesto e la Neue Zürcher Zeitung. I suoi saggi esplorano temi di grande attualità e allo stesso tempo sono interventi lucidi e netti sullo statuto della letteratura e della critica nel nostro tempo. Ne ricordo alcuni. Tema, il pedagogo e il libertino, all'ordine del giorno e il terrore, senza trauma, critica della vittima, stato di minorità. Della critica, Daniele Giglioli ha scritto che il suo compito non è soltanto dire la verità, ma anche contribuire a trasformarla. Che si tratta di un esercizio che presuppone sempre un certo coefficiente di crudeltà e che essa è il servizio che la ragione offre alla pietas, la sollecitudine per le sorti comuni. Mi fa piacere citare un breve brano di un articolo uscito su Alias un paio di anni fa, a beneficio di tutti, ma in special modo degli studenti in ascolto. Scrive Giglioli: "La critica è contagiosa, genera imitazione, mette in moto il desiderio di riverificare il giudizio. Chi è esposto all'atto critico è sempre nelle condizioni di dire anche io lo so fare, anche io lo voglio fare, ora che ho visto come si fa." Se la critica ha saputo tirare fuori tante cose da quell'opera e da quell'autore, significa che è un'attività non soltanto istruttiva, ma piacevole. Un'attività è una cosa che non si può delegare, non esiste se non la si esercita in proprio. La critica mostra quanto possa essere eccitante smontare e rimontare, provare e riprovare, dissuadere e persuadere. Genera allegria. Nella lezione di questa sera, che ha un titolo molto suggestivo, Per un buon uso della fine del mondo, Daniele Giglioli ci parlerà, tra le altre cose, di un suo lavoro recente, il saggio introduttivo a una nuova edizione del Senso della fine di Frank Kermode, un classico della critica letteraria anglosassone degli anni 60, che è in uscita dal Saggiatore. Ringrazio Daniele tanto di aver accettato il nostro invito e quindi gli cedo la parola. Prego. Grazie Elena, grazie agli amici che hanno organizzato questo ciclo che ci ha tenuto compagnia, a Guido, a Pierluigi, Emanuela Carbè che ha fatto una regia straordinaria, grazie al Dipartimento che si è dato questo nome impronunciabile come quello di Dio. Io stesso sono vestito in tunica bianca, quindi entriamo senza ulteriori dilazioni in argomento. Il titolo che ho scelto per questa conferenza, anzi il titolo che gli organizzatori hanno selezionato tra i vari che gli ho proposto, è Per un buon uso della fine del mondo. Si tratta di un plagio, di un doppio plagio, di un omaggio. Un plagio di una formula nota di Pascal, preghiera al buon Dio, per il buon uso delle malattie, e poi un autoplagio, nel senso che è una introduzione che io ho scritto a questa nuova edizione del Senso della fine di Kermode, un saggio sui rapporti tra l'Apocalisse, l'immaginario apocalittico e la forma romanzo che sarebbe dovuto uscire e ha avuto uno slittamento come tutte le nostre vite. Io in origine volevo parlare solo di Kermode, di questo mio riassumervi, plagiare un po' questo mio saggio. Poi, siccome tra la committenza e questa serata è passato molto tempo, come sempre mi accade, ho incasinato un po' tutto, mi sono informato un po' sull'Apocalisse per come potevo. E ho scoperto che facciamo un bel po' di confusione, almeno io facevo un bel po' di confusione. In primo luogo, tra il concetto stesso di apocalisse, come abbiamo nella nostra cultura, e la fine del mondo. La fine del mondo che non coincide, certo, è imbricato col concetto di apocalisse, ma non è assolutamente la stessa cosa. L'apocalisse non è l'antropocene, non è la catastrofe ecologica, anche soltanto la nostra estinzione, un bel asteroide come i dinosauri, no? Anche in altre culture c'è la rappresentazione della fine del mondo, pensate il Ragnarok dei Germani o il ruolo di Shiva nella cultura Veda, insomma. Comunque nella nostra tradizione, diciamo, greco-ebraico-cristiana, ellenistica, già solo gli apocalissi, per non parlare poi della fine del mondo, se ne contano due. La prima è l'apocalisse ebraica, che a noi, in quanto umanità in genere, beh, non ci sembrerebbe porre grandi problemi, è roba loro, è una cosa loro, si tratta della venuta di un messia che viene esplicitamente con il compito del riscatto del popolo di Israele. Per quanto nell'Antico Testamento non ci siano testi che si chiamino Apocalisse, in modo propriamente detto, anche perché scritta in ebraico, in aramaico, non in greco,
Testi di timbro apocalittico compaiono parecchio invece nel canone biblico. Vi cito soltanto il secondo Isaia e soprattutto il libro di Daniele, ambientato al tempo della cattività mesopotamica, ma scritto durante gli anni della lotta tra i ribelli Maccabei e i successori di Alessandro Magno e Seleucide. In ogni caso si tratta, questo è importante, è la sintassi che dobbiamo guardare, si tratta di una cosa futura, l'attesa di una cosa futura che verrà in questo mondo, ma non per tutto il mondo, non verrà per tutti, verrà per il popolo eletto. Ecco perché Gesù scandalizza così tanto il Sinedrio quando risponde: sì, no, sei tu il Messia, sei tu colui che deve venire, ti prego, ti scongiuro in nome del Dio vivente. Lui risponde: ego sum. Tu l'hai detto, no? La stessa cosa che dirà a Pilato. I romani se la ridono, gli ebrei no, anche perché tra l'altro dice: me ne vado subito, non mi rivedrete più fino a quando non tornerò alla destra del Padre mio. Ha bestemmiato, deve morire, no? È una scena potentissima, insomma. Però la faccenda non finisce qui, perché dopo la diaspora, quando gli ebrei si disperdono tra i gentili, diciamo così, si innesca una filiera infinita che dura ancora. Di riflessione sulla promessa messianica, c'è la tradizione rabbinica, c'è quella cabalistica, la tradizione molto, molto polemica che dura fino al secondo Novecento, di cui l'esempio forse più celebre vicino a noi è il contrasto, il dissidio radicale tra Gershon Scholem, no? Sapete, il grande esperto di Kabbalah, e Jacob Taubes, un uomo che Scholem riteneva la persona più vicina al male radicale che gli avesse mai incontrato, no? Per dire di come i toni ancora si possano arroventare. Perché questi toni arroventati? Perché il dubbio che viene agli ebrei della diaspora è che se il Messia per caso non venga anche per tutti quanti gli altri gentili, in mezzo ai quali gli ebrei vivono e con le cui culture e modi di vita si sono imbricati. Ecco, un episodio come quello di Sabbatai Zevi, che nel XVII secolo si proclamò Messia e si convertì all'Islam, o di Jacob Frank, che un secolo dopo fece lo stesso e si convertì al cattolicesimo, li fanno ancora rabbrividire, questa è apostasia. E lo stesso Taubes, che era rabbino, ma era anche un profondo studioso di Paolo, l'apostolo delle genti, quello che dice non c'è più né giudeo né greco, ed era così eterodosso da intrattenere un rapporto amichevole con un nazista mancato come Carl Schmitt, un nazista mancato solo perché non l'hanno voluto, peraltro. Quello Schmitt che, come molti di voi sanno, nutre segretamente il nocciolo, il cuore profondo delle tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin. Per chi viene Messia? Viene per tutti, viene per il proletariato? E come mai Benjamin, che è ebreo, a un certo punto cita l'anticristo? Quale ragione? Ecco, qui vorrei dare un ammonimento ai giovani, se ce ne sono, perché non facciano lo stesso errore che ho sempre fatto io. Ogni volta che citate le tesi di filosofia della storia di Benjamin, vi portate a casa tutto il pacco regalo. E vi garantisco che non è facile da maneggiare. Ora, l'apocalittica cristiana è tutta un'altra cosa. Qui non si tratta più di un tempo a venire, ma di un tempo che è già venuto. Il Messia è già venuto. Il termine ricorre soltanto una volta nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, in Luca 2:32, quando Simeone vede Gesù bambino presentato al Tempio e dice: rende grazie a Dio, no? Et nunc dimitte me, Domine. Ora lascia, o Signore, Domine, ovviamente, ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, avendo visto la tua salvezza. Chissà se Eliot se ne ricordava quando ha scritto il cantico di Simeone, al tempo in cui si è convertito, lui che aveva trafficato parecchio comunque con l'Apocalisse, no? Al tempo della Westland. Ma ovviamente annunci di natura apocalittica sono presenti in tutti i Vangeli sinottici, quello di Giovanni. Però il punto fondamentale è che nell'Apocalittica cristiana il Messia è già venuto. Tutto è detto, tutto è compiuto, dice Gesù sulla croce, non c'è più nulla da sapere. Apocalisse vuol dire appunto in greco rivelazione, no? Rivelazione di ciò che è nascosto. È un velo che si squarcia, ora tutto è disvelato, tutto è davanti a noi. Il sacrificio è consumato, l'annuncio è compiuto, ora noi vediamo tutto in una volta ciò che è e sempre sarà. È come se il tempo si fosse spazializzata, è come se il tempo avesse subito uno spasmo. Questa purtroppo non è mia, è di Massimo Cacciari, ma gliela rubo volentieri. Nell'Apocalisse di Giovanni, sulla sua simbologia, vi farò grazie ovviamente, il tempo verbale è al passato. Io vidi, è qualcosa di già accaduto, già presente nelle parole dell'Apostolo.
La visione apocalittica è completa, è integrale, è senza vuoti, il tempo è pieno, il tempo è compiuto, il pleroma, si dice in greco. Pensate alla Cappella Sistina, no? Il giudizio universale di Michelangelo, ci siamo già tutti lì, ora e sempre, ora e per sempre. Certo, Cristo deve tornare una seconda volta, ma questa volta verrà solo come giudice, verrà soltanto come giudice, e non ci saranno altre opportunità, verrà a dire voi di qua, di là, e d'altra parte l'aveva già detto nei Vangeli, no? Io sono venuto a portare la spada, non la pace, io sono venuto a dividere, non a conciliare. Ecco, se però il tempo è già compiuto, cosa rimane da aspettare? Se tutto è già iam, tutto adesso, cosa rimane di nondum, di non ancora, di qualcosa che ancora si deve compiere? Che cos'è questo nondum che si trova nella traduzione latina, nell'Itala, nella Vulgata dell'Apocalisse? Siamo noi sostanzialmente il nondum, il non ancora, quello che non è ancora accaduto è il fatto che noi non ci siamo ancora convertiti. È il fatto che non abbiamo ancora deciso di cambiare vita, di cambiare mente, metanoia, di convertirci proprio tecnicamente. E nonostante siamo stati eletti, rieletti di nuovo, ripresi come i figli di Dio, continuiamo a operare le opere di Satana. Solo i martiri, i testimoni si sono già convertiti. Noi, gli altri, invece, continuiamo, come si dice, a fare la storia. Questa è la storia. Continuiamo a fare la storia perché non siamo già nel è, in ciò che è già quel presente che è sempre. Tutto già deciso, il tempo che resta è molto breve, tra l'altro, lo dice il Vangelo, il regno di Dio verrà come un ladro nella notte, in un istante, no? In un batter d'occhio, ictus, ictu oculi, dice sempre il bellissimo latino. E bisogna essere pronti, e state parati, no? State pronti, essere pronti è tutto, cioè, anche in Shakespeare. Non è il quando, come nelle apocalisse ebraiche, che conta, è il come. Il rapporto paradossale che istituiamo tra il nostro presente e questo tempo che è già accaduto. Quindi questo comporta vivere escatologicamente, non essere per la morte, si sarebbe detto nel Novecento, vivere in un perenne stato di veglia, vivere ogni istante come se fosse l'ultimo. È un out da cui è stata spazzata via ogni mediazione, è un tempo come taglio, come decisione, come inimicizia irreparabile tra la pistis e la pistia, la fede e la mancanza di fede, il nomos e l'anomia, il logos e la poleia, tra Cristo e l'anticristo, l'antichemenos, l'oppositore, insomma. No? Nulla a che vedere con le cosiddette apocalissi gnostiche, dove la lotta è tra i figli di Dio e i figli delle tenebre. Quella a cui Cristo ci chiama è una lotta fratricida. Siamo già tutti figli di Dio, ed è una lotta che è sempre, il primo come l'ultimo giorno, perché è da sempre ormai l'ultimo giorno. Ora, come vedete, si tratta di una prospettiva di estremo radicalismo che ha richiesto immensi sforzi esegetici, a volte anche molto bislacchi, e ha suscitato molti rifiuti anche tra i cristiani. Lo stesso una vecchia volpe dell'esegesi, cioè, come Agostino, l'uomo che ha scritto il De Dottrina Cristiana, che è un grande trattato sull'interpretazione, in certi punti si confessa a disagio, dice io questo passo non lo capisco, non l'ho capito. Lutero aveva tentato di espungerlo dalla sua traduzione, diceva roba ebraica, poi non ha potuto per l'autorità del testo. In molti canoni ortodossi, le chiese ortodosse sono più di uno, l'Apocalisse non figura. Anche la chiesa di Roma, no? Nonostante fosse comodo ogni tanto dare dell'anticristo a qualche imperatore che non gli andava a genio, no? Peraltro ricambiata, insomma aveva sempre mostrato un certo disagio con questa forma di radicalismo che ha qualcosa di... forma di pensiero che ha qualcosa di consolatorio, no? La salvezza verrà, la salvezza è già venuta, ma anche di schiacciante. L'apocalittica cristiana è stata la madre di tutte le dissidenze moderne, fino, alternando no, fascino e disagio, accettazione e paura, fino a che più o meno, possiamo datarlo, con 1648, quando c'è la pace di Vestfalia, finiscono definitivamente le guerre di religione civili, di religione europee, no? La Repubblica Cristiana è irreparabilmente divisa, ma questo non vuol dire che siamo alla fine del tempo. È come se il futuro si fosse finalmente aperto, no? E qui ci dobbiamo arrangiare da soli, dirà Hobbes, no? Ci dobbiamo arrangiare con la legge di natura, pax squarenda, bisogna vivere in pace, la legge di natura, d'altra parte, ce l'ha data Dio, quindi deve essere buona, perché se è di Dio, Dio è l'autore della natura, non può essere cattiva. Notate l'analogia, no? Piano epistemologico con Cartesio, filosofo della scienza moderna, no? Il Dio maligno
che mi inganna non tanto sulla percezione, vabbè, ma proprio sul cogito, no? Questo è assolutamente impensabile. E però il tema non esce di scena, no? Secolarizzato continua a esercitare il suo fascino, non smette mai di emergere nei reazionari cristiani al tempo della Rivoluzione francese, ma anche tra fine 800 e inizio 900, pensate all'ossessione per il crollo dell'impero romano che angosciava gli storici d'inizio del Novecento, un po' in tutta Europa. Il termine imperialismo nasce in Inghilterra negli anni 90, non se l'è inventato Lenin. E poi vengono la prima, la seconda guerra mondiale, poi arriva la bomba atomica e poi ci siamo noi. Siamo già arrivati sulla soglia della nostra età, no? Sulla soglia della nostra società dei consumi, dove ci troviamo già ai prodromi della cultura di massa, la cultura in cui viviamo noi adesso, qualcosa di completamente diverso da quello, continuità e continuità con quello che si è detto fin qui. Dove il motivo però si imbastardisce, appunto, perde qualunque tensione escatologica, semmai diventa paura, semplice paura della fine del mondo, no? Semplice paura che il mondo se ne vada a pezzi, che le cose non durino. Si crea, soprattutto negli anni 60, quando Kermode scrive il suo libro, questa strana schizofrenia tra un sottile velo di angoscia, un basso continuo di angoscia, no? Della pura fine del mondo, della fine del nostro mondo, che come ha mostrato Ernesto De Martino in un grande saggio uscito su Nuovi Argomenti nel 64, è qualcosa che succede sempre, è qualcosa che tutte le culture hanno conosciuto, che molte culture hanno conosciuto per nostra mano e continuano a conoscere per nostra mano, giù giù fino alle tarantate salentine che studiava lui, no? Che con la possessione cercavano di reagire a quella che lui chiamava la perdita della presenza, la perdita di comprensibilità e di operabilità del mondo. Civiltà di massa vive questa paura in modo strisciante, appunto schizofrenico, paura e divertimento, un po' di senso di colpa. Allora era la bomba, ma adesso è l'antropocene, è un po' la stessa cosa. Profeti di sventura ogni cantone, oggi ci sono improbabili apostolesse sedicenni, no, che parlano all'ONU. Però, per quanto mi riguarda, senza che nel profondo io ci senta una vera nota di contrizione, come dicono, di pentimento reale, semmai di attrizione, come dicevano i teologi, cioè paura delle conseguenze. Anzi, ci sento anche qualcosa di diverso, francamente, perfino un po' di autocompiacimento narcisistico, una sorta di tronfio antropocentrismo, no? Tutto fiero della nostra potenza distruttiva. Wow, abbiamo incasinato tutto, cool, no? How bad we are, forte, no? Guarda che potenza che siamo. In fondo lo testimonia la fortuna di tanti film, di tante serie post-apocalittiche, se ci pensate, termine che già è un controsenso, qualcosa che non esiste, no? Se qualcuno resta vivo anche in mezzo agli zombie, ai vampiri, ma che apocalisse è un videogame, insomma. Ecco, questo è il contesto, l'inizio della nostra epoca in cui nasce il saggio di Kermode che esce nel 1966, lo stesso anno, per capire, in cui i Beatles lanciano come singolo Yellow Submarine. Quel periodo si era sfiorata da poco la guerra atomica con la crisi dei missili a Cuba, sul tema parlavano in molti, vi ho già ricordato De Martino, che influenza moltissimi scrittori italiani, definitivamente Volponi e la Morante, per esempio, il libro di Norman ancora l'Apocalisse in America, c'è un bellissimo saggio di Susan Sontag, Immagine del disastro, sull'immaginario distruttivo della fantascienza, ma se volete un compendio perfetto, di meglio non si può fare, è il Dottor Stranamore. Da una parte c'è la Doomsday Machine, dall'altra però è un'umanità ridicola, e se anche si estingue sai che guaio, no? Ecco, Kermode ovviamente prende le cose molto sul più sul serio, però io credo che sia anche lui un po' testimone di questa ambivalenza, cioè vuoi vedere che questa storia dell'Apocalisse, ma non è poi così male? E se invece di un'angoscia ce ne facessimo un alleato, qualcosa che ci può aiutare, no? Si tratta solo di trovare il modo giusto per avere a che fare con essa. Come sapete, l'oggetto del suo studio è il rapporto tra l'immaginario apocalittico, il testo di Giovanni e non solo, e quello vero, quello considerato vero, una storia vera, inesorabile, necessaria, già accaduta, no? Storia per eccellenza, la fine della storia, e il romanzo è una finzione dichiarata. Ora, che nesso ci può essere tra questi due tipi di racconto? No, in apparenza nessuno. Il romanzo è il genere laico per eccellenza, fiorisce, nasce, comunque nell'epoca in cui l'apocalittica cristiana si comincia a non credere più, cosa c'entra il romanzo col più escatologico degli immaginari
narrativi. Non sarebbe più adatta, per esempio, alla tragedia? La tragedia moderna, lascio stare la tragedia antica perché Kermò non l'affronta, non lo farò neanch'io. Ma Kermò dice di no, la tragedia non va bene. Per quanto ci possa suonare duro all'orecchio, la tragedia moderna è sempre in difetto rispetto al dispositivo della fine. Il titolo di Kermò da Il senso della fine. Dopo la morte di Amleto, per esempio, che pure del mondo out of joint, no? Della temporalità che si era spezzata, della successione legittima contaminata, impossibile, di questo povero padre in purgatorio, si era fatto il cruccio di tutta quanta la vita, e arriverà sempre il primo forte braccio che passa e si prende fresco fresco tutto il mazzo. Dopo la morte personalmente insopportabile di Cordelia, vi ricordate? Urlate, urlate, urlate. Cordelia che sarebbe stata la figlia giusta. Qualcuno comunque, anche se indegno, non si sa, non importa quanto sia degno, verrà a ereditare il testimone della regalità. Avrebbe dovuto essere Cordelia, ma non sarà lei. Ecco, generata dall'interrogazione sul destino, come anche quella antica, la tragedia moderna conclude come Machiavelli per il contingente. Per l'assolutamente contingente. E questo con l'Apocalisse non va bene. Contingenza e Apocalisse insieme non stanno. Exit Apocalisse, exit ogni teoleologia che possa ricomporre il mondo terreno è una trascendenza in uno schema verificabile, visibile, in qualche modo. Da lì in poi si va avanti, come diceva Lutero, sola fide o anche senza fede, come fanno in molti. Ecco, ma perché dove la tragedia moderna fallisce, dovrebbe invece riuscire il romanzo? Che diavolo c'entra? Che cosa il romanzo si può costituire come legittimo erede dell'Apocalisse? La risposta di Kermode è veramente paradossale, semplice, disarmata, scandalizza ancora oggi, ogni volta che la rileggo mi scandalizza. Il romanzo eredita dall'Apocalisse la sua pretesa di compiutezza e motivazione, totalità di motivazione. Più che una narrazione psicotropa di un evento reale o allucinatorio che sia, l'Apocalisse è per Kermode, come che dire, un radicale antropologico, un'esigenza tutta e solo umana, le altre specie non ce l'hanno, che ogni storia abbia un inizio, un mezzo, una fine, ma questo valeva anche per la tragedia, disse Aristotele, e che ogni tic dell'orologio sia logicamente completato, in qualche modo giustificato da un toc che arriverà sicuramente, implacabile, ma proprio per questo anche foriero di un sollievo. Ecco, solo una fine motivata può restituire all'accadere umano un senso di completezza che altrimenti gli manca, perché la creatura umana nasce sempre per forza nel mezzo, sulle proprie origini, non ha altro che speculazioni, e quindi ha bisogno di qualche certezza almeno sulla fine, almeno su qualcosa che ricapitoli, che rienumeri, che conferisca appunto un senso definitivo, una motivazione, dicevano i formalisti russi, che a queste cose non credevano. Vi ricordate Viktor Sklovsky diceva: alla fine è un accidente che tocca il materiale narrativo in un punto casuale, un po' così, un romanzo a un certo punto deve finire, finisce. No, 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 non è così per Kermode. La fine, la morte, non è la mera cessazione dell'essere in vita. Ecco in che senso della fine dobbiamo farci, invece che un avversario, un alleato. Più che una leggenda escatologica, l'Apocalisse, l'immaginario apocalittico per Kermode è una necessità strutturante della mente che pretende che i conti tornino, che pretende, e la tragedia invece non ce la fa, e pretende che i tempi si ricapitolino, pretende un giudizio finale, certo più modesto, più laico di quello di Giovanni, che non abbandoni l'esistenza umana alla sua altrimenti costitutiva insensatezza. È per questo che con i suoi mezzi il romanzo ci riesce e la tragedia invece no. E attenzione, non ogni romanzo. Il romanzo, diciamo così, il romanzo tradizionale, il romanzo ben fatto, il romanzo ottocentesco, classico, chiamatelo come volete. Il romanzo che ha il suo bel intreccio verificabile, che funziona a regola d'arte, che si può andare a controllare, a smontare. Qui per esempio c'è tutta questa, anche un saggio di critica militante, quello di Kermode, c'è tutta l'antipatia che si vede, c'è il rispetto, ma l'antipatia sostanziale di Kermode per tutti gli esperimenti neoavanguardistici, in particolare per il Nouveau Roman che si andava facendo in Francia in quegli stessi anni per Robbe-Grillet, o la diffidenza manifesta, vertibilissima però per Beckett, no? Perché Kermode è sempre sospeso tra un dilemma, no? Il mondo in cui è finita anche la fine, è un mondo per cui proprio per questo sta benedetta fine, non si decide mai a finire, non arriva mai. E infine anche un'ambivalenza, io credo che a una lettura attenta non possa sfuggire,
quelli che noi consideriamo i massimi rappresentanti del modernismo proto-novecentesco, Proust, Joyce, Musil, Wolf, che lui tratta un po' come dei mass murderers, come degli omicidi seriali, un po' come le classi dirigenti della sua generazione che avevano scatenato la bestia, no? La guerra mondiale. Quelli lì, la morte del romanzo, ce l'avevano nel programma, altro che la rifondazione del romanzo. Ecco, nella restituzione dell'unità del tempo, nella restaurazione dell'unità del tempo, romanzo modernista e neoavanguardie falliscono, sono ugualmente impotenti, così come la tragedia Early Modern era stata impotente nella sua desolata desultorietà, nel suo interrompersi. Ora, romanzo che voglia dichiararsi tale deve avere invece necessariamente un inizio orientato alla fine, anzi in qualche modo già contenuto nella sua fine. Questo è molto importante. E ogni antiromanzo, ogni metaromanzo che voglia sovvertire questo principio, che voglia sabotare questo dispositivo, è pregato di chiarire in nome di quale metafisica lo sta facendo. Se non ci riesce, e peggio ancora se a propria giustificazione invoca proprio quell'apocalisse, ehi, ma sta finendo il mondo, a cui Kermode ha dato questa stupefacente torsione ermeneutica, beh, meglio che si ripresenti a settembre. Non ha fatto i compiti, non ha ottemperato al suo compito. Ora, si tratta ovviamente di una prospettiva conservatrice, su questo non c'è dubbio, ma anche molto provocatoria, perché nessuno dei teorici del romanzo, i grandi teorici del romanzo, da Luca Cebattin fino ad arrivare al nostro Guido, qui che ci ascolta, insomma, sarebbe mai stato d'accordo con lui, no? Per tutti questi, in fondo, il romanzo nasce necessariamente come una reazione euforica, malinconica, ma comunque irreversibile, proprio a un tempo sentito come radicale incompiutezza, no? È un individuo gettato nella finitezza che raccoglie meglio che può i cocci della sua esistenza, e poi al futuro la parola. Lukács passa a Marx, Bakhtin dice che nel tempo lungo, no, nei contesti futuri, ogni senso, c'è cioè questa bella espressione, festeggerà la sua risurrezione, ma non adesso, no? E invece altro che pleroma, siamo nell'incompiutezza, siamo nel mondo della compiuta peccaminosità, dice Lukács citando Fichte. Ecco, perché il mondo invece non c'è nessuna disperazione e non c'è neanche nessuna speranza, diciamo così. Soltanto il tentativo di prolungare il più possibile quel nondum che siamo noi rispetto allo iam del Cristo che è già venuto. Apocalisse, sì, ecco, fruendo dell'Apocalisse, fruendo del senso della fine attraverso il velo della finzione, in questo per modo è aristotelico, no? C'è la distanza, questa cosa succede, ma non succede a noi. Apocalisse sì, ma non ancora, not today, no? Come si dice nel Trono di Spade. Ecco, però secondo me c'è qualcosa di un po' più inquietante nel suo conservatorismo da suddito britannico sì, sa di aver vinto la seconda guerra mondiale, ma sa anche di aver perso l'impero. Ecco. L'Inghilterra è una potenza che ha subito un'umiliazione tale che quando nel 1956, insieme alla Francia, tentano di fare, insieme a Israele, no? La guerra all'Egitto, che ha nazionalizzato il canale di Suez, Stati Uniti e l'Unione Sovietica, dicono, ma per carità, già abbiamo la crisi in Ungheria, via, paletta e secchiello e si torna a casa. Per loro paletta e secchiello e se ne tornano a casa. Questo è essere un ex impero. Però Kermode è conservatore, secondo me, nel senso più radicale. Questo nasconde un po' la delusione del suddito, ma c'è qualcosa di più radicale, affascinante, secondo me anche vagamente luciferino. Parla un po' come Scholem parlava di Taubes. Ora, conservatore è qualcuno a cui che cosa interessa fondamentalmente? Che il tempo resti in forma. Proprio come si dice, quella persona guarda come è in forma, no? Mantenga la sua forma, abbia una forma. Non si sfaldi, non si... Sì. E per questo è disposto a tutti i compromessi, il conservatore. Il conservatore è una persona saggia, e qui Kermode fa il compromesso dei compromessi, è disposto a scambiare questo non ancora, questo not today, con il solvet seclum in favilla, con la fine di tutte le fini, con la catastrofe, col racconto della fine di ogni cosa, di tutto quello che è stato, è, sarà. Ecco, questo di solito non lo fanno i conservatori, lo fanno i rivoluzionari, no? Pensate a saggio di Ernst Bloch che chiude il suo spirito dell'utopia, Karl Marx e l'Apocalisse, scritto nell'anno di grazia 1918, in cui la follia d'Oetre tra Stalin
storia e apocalisse, apocalisse, utopia, aveva in cartellone i suoi numeri più applauditi, no? Stava finendo la guerra, la prima guerra mondiale, sono crollati i quattro imperi, comincia la guerra civile russa, la Germania non si rassegnerà mai a quello che è successo a Versailles, insomma, no? Ecco, questa è una cosa per i rivoluzionari, l'apocalisse, mettiamoci una pezza noi, ma cambiamo una cosa per sempre, come dice l'Internazionale, no? Nella sua edizione francese, se la lutte finale, poi basta, no? È l'ultima guerra. Non ci saranno altre guerre. No, che modo no. Che modo non... Individuando nell'Apocalisse più una postura antropogenetica che un evento, aveva cercato, nel senso della fine, con tutti i mezzi, di ritardare l'Apocalisse. Fare in modo che questa Apocalisse, invocata dai rivoluzionari, invocata anche dai rivoluzionari di destra, no? Vi ricordate il discorso di Goebbels nel 1943, perso Stalingrado? Volete voi la guerra totale? Total Krieg? Tutti rispondono, certo, vogliamo la guerra totale, no? No, lui invece si pone nella posizione di quello che dice: aspettiamo, rallentiamo il tempo, fermiamo il tempo, non corriamo troppo. E cioè, visto che parliamo di apocalisse, parliamo di apocalittica, si pone oggettivamente nella posizione di quello che l'Apostolo Paolo, seconda lettera ai Tessalonicesi, aveva chiamato il misterioso catecon, il potere che trattiene, il potere che frena, il titolo di un bel libro di Massimo Cacciari. Misteriosa figura che trattiene l'arrivo del mysterium iniquitatis, l'antichemenos, l'anticristo, il figlio dell'anomia, il senza legge, no? Colui che non ha più legge, colui che farà. E però, come ci dice l'Apocalisse di Giovanni, senza l'arrivo del quale poi non ci potrà essere il secondo avvento, il giudizio finale. E quindi trattenere l'anticristo vuol dire anche fargli un favore, vuol dire che non arriva Cristo. Questo è un vero Machiavello ermeneutico su cui si è scritto tutto, il contrario di tutto. C'è chi dice che a trattenere la Chiesa, c'è chi dice che a trattenere l'impero, c'è chi ci ha costruito, come Carl Schmitt, una buona parte della sua filosofia. Io personalmente sto con Agostino d'Ippona, di nuovo, che quando si trova a commentare questo passo del ventesimo libro delle Civitate Dei, dice: oh ragazzi, io questa cosa non l'ho capita, non lo so cos'è questo catecon. Non fosse che è una figura molto di moda, è una figura di cui adesso parlano tutti. Però per fortuna noi non facciamo esegesi di Paolo, ma più modestamente di Kermode. Allora vi dico che io non riesco a non sentire nella sua tesi di fondo un'altra eco, e questo penso che sia, se non filologicamente, quantomeno filosoficamente dimostrabile, e cioè il discorso che il grande inquisitore di Dostoevskij, nei Fratelli Karamazov, tiene a Gesù Cristo tornato sulla terra. Ve lo ricordate tutti, ma che diavolo sei tornato a fare? No? Sei venuto a fare degli altri casini? Non ti rendi conto di che sforzi spaventosi abbiamo dovuto fare per mantenere in una parvenza di ordine quei pagani, in fondo, che sono gli esseri umani? Tu sei uno che la fai facile, no? Tu e i tuoi santi, credi che siano tutti quanti come te. Qui ci fai scoppiare un altro disastro, io per questo domani ti farò bruciare. Non vedi che gli altri non la possono fare, non ce la fanno, non sono mica tutti quanti santi. Ci vuole un potere che frena, ci vuole un potere che trattiene. Un inquisitore che brucia Dio. Ora non voglio dire con questo che Kermode è un inquisitore che brucia Dio, tra l'altro è un credente, insomma, o che militi nelle schiere dell'anticristo, poveretto, però, come forse sapete, oggi circola una lettura della figura dell'anticristo, discussa molto di recente in Italia, filosofi come Cacciari, Agamben, Carlo Galli, e che deriva dai pensieri un po' buffi, antitolstoiani, di un filosofo russo di fine Ottocento che si chiamava Vladimir Solovyov, che anche Benjamin conosceva tramite la mediazione di un tale Fritz Lieb, un teologo svizzero protestante, allievo di Karl Barth, grande commentatore di San Paolo, che fa dell'anticristo una figura placida, rassicurante, tutto sommato benevola, non un sociopatico come Yahweh, no, nel Vecchio Testamento, non un rompiscatole molto esigente come Gesù nel Nuovo Testamento: fregatene di tutto, lascia che i morti sepolti
seppelliscano i morti, che ho a che fare io con i miei parenti, questi sono i miei fratelli, no? Una figura invece, tutto sommato, proprio placida, questa è l'espressione che si usa, benevola, che non vuole dare noia a nessuno, non vuole dare fastidio a nessuno, anzi vorrebbe vedere tutti soddisfatti. Soprattutto non vorrebbe, non ha piacere, questo anticristo placido, che vi ripeto, molti filosofi stanno oggi commentando, che la gente stia ancora lì a aspettare chissà che, se non, che ne so, per esempio, ecco sì, come dice anche Kermod, il matrimonio di Mr. Darcy e di Miss Bennet. Questo ci possiamo aspettare. Non ci sarà nessun giorno del Signore, infatti lavoriamo anche di domenica, perché anche il secondo avvento, il giorno del giudizio, è già venuto, ci ha dichiarati tutti assolti. Detto in un altro modo, non c'è alternativa. There is no alternative. Forse l'avete già sentita, no? Questa frase. È il motto dell'egemonia neoliberista in cui abbiamo vissuto negli ultimi 30-40 anni. Ed è anche, secondo Gesù nei Vangeli, il segno più sicuro per riconoscere i falsi messie, i falsi profeti. Tutte le volte che verrà qualcuno a dirvi sono io, il tempo è venuto, non c'è più niente da aspettare, saprete per certo che l'anticristo è giunto tra di voi. Ora, adesso io mi sento un po' in colpa nei confronti di Kermod, forse sicuramente mi sono spinto un po' troppo in là, anche se siamo in un luogo che si chiama Extrema Ratio, che ci autorizza anche a spararla grossa, no? Forse l'accusa di collusione oggettiva col placido anticristo odierno è esagerata, è antistorica, magari un po' stalinista, no? Kermod era un uomo del suo tempo, l'avverava con i materiali che aveva e soprattutto ci ha fatto vedere molte cose preziose, per questo lo leggiamo ancora, per questo l'ho suggerito al saggiatore. Qual è la cosa più importante per fare un po' di palinodia, insomma, di quello che ho detto, per espiare quello che ho detto fin qui? La cosa più importante, secondo me, è anche la, a mio parere, la differenza più significativa tra il suo tempo e il suo modo di far critica e il nostro, a me sembra questa. Diamo, proviamo a dare uno sguardo alla narrativa nostra contemporanea, quella che si va facendo sotto i nostri occhi. Che cosa la differenzia da quella di cui, anche contro cui Kermod scriveva? C'è un tratto che spicca su tutti. Dell'Apocalisse, della fine del mondo, del senso della fine in generale, è innegabile che la letteratura contemporanea si sia fatta principalmente per lo più un tema e non una forma, come voleva Kermod. Un contenuto, un oggetto, un tema. Uno scenario sensazionalistico, no? Una specie di eterno al lupo, in cui non si fa che ribadire quello che tutti sanno, credono di sapere, siamo spacciati, saremo spacciati. Insomma. Ecco, che sia invece la forma, il solo, il vero modo di trattare col lupo, di vedere, di stabilire con esso un'alleanza, come fa Kermod, una contesa, no? Decidendosi per un accordo, per una fuga, un esodo, come si dice adesso, è un pensiero che non sembra nemmeno sfiorare la maggior parte della nostra narrativa mainstream, che sia letteraria, cinematografica o televisiva. O il tutto l'infotainment da cui ricaviamo le nostre non si sa quanto verificabili informazioni, ipotesi non verificate, dati disaggregati, musica suggestiva, enunciati privi di ogni minimo sindacale, di profondità antropologica e anche cosmologica. Parliamo di cose che non sappiamo, diciamoci la verità, quando parliamo della fine del mondo. Ecco, per carità, non è che il contenuto, la cosa, non contino, ma certo solo la forma, questo mi sembra l'insegnamento più prezioso del conservatore Kermod, luciferino no che fosse, quale che fosse la sua idea della fine del mondo, solo la forma è in grado di additare alla soggettività quale tipo di rapporto, di relazione sia verosimile, sia opportuno e in ultima istanza sia anche giusto stabilire con la cosa. Un rapporto in quanto tale sia anche una possibilità di azione, un agency, un poter fare. Mi sembra che già solo per questo abbiamo tantissimi motivi per essere grati a Kermod, così come io sono grato a voi che mi avete ascoltato e con questo ho concluso. Grazie molto Daniele per questa lezione
Molto bella, molto appassionata, piena di spunti, piena di suggerimenti. Diciamo che ci lascia anche un po' così, come dire, attoniti, no? Per l'ampiezza, direi, degli argomenti e dei temi che sono stati messi in campo. Naturalmente a questo punto io darei diciamo, il via al dibattito, alle domande e magari in attesa che comincino ad arrivare delle domande, ecco, diciamo che volevo proporre semplicemente una riflessione di contesto che è del tutto marginale, ma che diciamo, mi interessa appunto per una questione appunto, di congiunture culturali, no? Sempre riferendoci ovviamente al centro un po' del discorso che è appunto The Sense of an Ending di Kermode, no? La sua attualità, la sua inattualità, il suo conservatorismo o meno. Abbiamo detto che appunto l'hai detto tu che The Sense of an Ending esce nel 66, no? E il 15 aprile del 1966 la rivista americana Time pubblica una copertina dal titolo che è diventato un cult, uno slogan, cioè London, The Swinging City. Ora, negli articoli, diciamo, contenuti in questo numero di Time, Londra è presentata al pubblico americano come la città europea più sospinta dal pendolo della storia verso il futuro, verso nuovi stili di vita e di pensiero. Ora, to swing, lo sappiamo tutti, vuol dire muoversi secondo un moto pendolare che contempla un'andata e un ritorno e dunque una consapevolezza acuta e intensificata del tempo, no? Quindi io penso che il messaggio al lettore di Time di allora fosse da Londra veniamo e alla Londra, così come si presenta oggi, forse dovremmo o potremmo tendere. E mi sembra appunto una coincidenza interessante che la metafora del pendolo sia utilizzata anche da Kermode proprio nel 1966 per descrivere il funzionamento della coscienza temporale del romanzo, dell'assetto del romanzo. Cioè, mi sembra che le due metaforiche attingano a un immaginario comune che è allo stesso tempo ciclico e vettoriale, in un certo senso, no? Cioè, Londra che è riscoperta come matrice culturale dell'America nel momento in cui se ne percepisce l'accelerazione ipermoderna, diciamo, no? E il romanzo visto da Kermode come quella forma che, oltre la tragedia, si fa carico di un pensiero moderno della fine che non ha più carattere dell'imminenza, ma dell'immanenza, come giustamente dicevi te, no? Dello stato di eccezione permanente. Ecco, ovviamente non, questa diciamo, coincidenza non l'ho articolata minimamente, va ripensata molto meglio, ma insomma l'ho trovata illuminante come coincidenza. Quindi mi chiedo soltanto se tu abbia un commento o semplicemente la lancio in campo e basta, insomma. Gli americani sono sempre molto carini con Londra, anche negli anni 90-2000 c'era il mito della Cool Britannia, no? Londra ci prova sempre a essere la città da cui se ne sono andati i puritani, perché quello era il regno dell'Anticristo, di Nabucodonosor, no? Sono andati a costruire la Gerusalemme con la collina. Per ragioni geopolitiche, gli Stati Uniti hanno fair play con i britannici, gli hanno anche permesso di fare la guerricciola delle Falkland, diciamo, no? Figurati. Quindi non è che. Però è vero, sicuramente c'è una circolarità che probabilmente adesso cambia ancora perché l'America è sempre meno anglosassone, no? Lo stiamo vedendo in questi giorni, le scritte sono bilingui. Che i neri non vengono Flowers, ma come diceva Malcolm X, è la Mayflower che ci è venuta addosso a noi, no? E quindi le cose cambiano. Sicuramente sarebbe interessante indagare questo tema, che il mondo non fa per nulla, per quello che riguarda il romanzo americano. Il romanzo americano che ha, beh, accidenti, se tratta alla fine del mondo, un autore come Don DeLillo, il suo ultimo libro, no? Zero che. Però anche di fronte a questo senso dell'infinito, dell'infinito naturale che potrebbe essere. Quindi sono contesti diversi. Questo saggio è un saggio molto europeo, la storia che vi ho raccontato è una storia molto europea e io stesso sono abbastanza europeo, quindi confesso candidamente la
narrow mind dal mio punto di vista. C'è una domanda da Chiara Mangiotti che invito a entrare per porla. Ciao Daniele, grazie mille, ho imparato moltissimo da tutto quello che hai detto, spero che ci siano occasioni per rifletterne insieme, parlarne. Avrei un'osservazione, ripartendo dalla tua frase, oggi l'apocalisse è diventata paura della fine del mondo, quindi è diventato catastrofismo. Ora io sono d'accordo con te che ci sia una inflazione del paradigma catastrofista, questo è sicuramente indiscutibile, e c'è tutto un ambito che va sotto il nome di collapsologia nell'ambito degli studi ambientali, ma non c'è soltanto la facciata mediatica nel momento in cui appunto hai nominato indirettamente la ragazza, la giovane ragazza a 16 anni, c'è anche tutta una riflessione forse meno visibile, un po' più interessante su queste questioni. Ora, senza entrare nel dibattito che oppone quelli che sostengono che un pensiero della catastrofe sia una forma di ripoliticizzazione della democrazia oppure sia semplicemente deresponsabilizzante, quello che a me interessa è che questo senso della fine è anche una sorta di rivelazione laica, che riassume in maniera un po' malaguata come idea di decentramento dell'umano, che è anche una possibilità non solo di ripensare alla nostra tradizione, ma anche alle nostre discipline. E penso, faccio soltanto un esempio perché quello è il primo che mi viene in mente, quanto è stato fatto nell'antropologia contemporanea, libri bellissimi, per esempio di Anna Tsing, che riscrivono, che relativizzano ovviamente la catastrofe e scrivono e cercano di fare un'antropologia paradossale dal punto di vista di un fungo, per esempio. Ecco, lo lancio come osservazione. Grazie Chiara, io sono d'accordo con te, nel senso che non sono un negazionista climatico, per capirci, non vorrei che mi confondeste con... lavoro per un editore nottetempo che ha appena lanciato una collana che si chiama Terra, il cui libro più importante è una lunghissima intervista a uno sciamano dell'Amazzonia, sono anche un po' fissati, abbiamo pubblicato un libro che si chiama Esiste un mondo a venire di Viveiros de Castro, è un grande antropologo, pubblicato anche da diversi editori, e sicuramente, come dicevo prima Elena, questa è una storia tutta quanta occidentale, tutta quanta legata alla nostra teologia politica, al fatto che la teologia politica ha dato la forma alle nostre civiltà, e quindi certamente l'antropocentrismo è iscritto necessariamente nella cosa, se no ti posso citare insomma, Corrado Guzzanti che diceva ma ti pare che Dio ha messo in piedi tutta questa cosa per fare venire, no, l'uomo su questo sercio di periferia, no? su questo ciottolo di periferia, sono d'accordo con te. Dico che questa radice, secondo me, non si interrompe però, si interrompe, sono due cose diverse. In un caso c'è un disegno, c'è un piano, c'è un grande piano, c'è un romanzo delizioso che poi è diventato una serie di scritto da Neil Gaiman e Terry Pratchett mi sembra, che si chiama, in italiano è stato tradotto Buona Apocalisse a tutti, e poi da quando Amazon ha fatto la serie Good Omen, che c'era quel film sull'anticristo, Omen, il presagio, che parla proprio di questo, no? Del tentativo di questi due, un angelo e un diavolo, che cercano di... Però le due storie non sono la stessa storia. Le due storie non sono la stessa storia. Quello che è molto interessante, ed era stata una grande intuizione di De Martino, già contenuto in quello che dici tu, anche se magari non arrivava al fungo, era considerare che questo senso della fine, questo senso sì dell'apocalisse proprio, della... rivelazione che non ce la faceva più la tua cultura, è già accaduta mille volte. Se io dovessi dire una figura della letteratura italiana che mi fa questa impressione, è... vi ricordate Padron Ntoni rincoglionito che gira per il paese dicendo proverbi senza senso? Ecco, quella è quella che De Martino chiamerebbe un'apocalissi culturale. Però molti di questi antropologi che studiano le popolazioni non europee dicono questa è gente che alla fine del loro mondo, è già sopravvissuta. E allora noi forse dovremmo cercare di capire come hanno fatto, no? Di capire come hanno inserito nei loro racconti, che sono diversi da questo nostro meta-resì, anche la fine
di una grossa parte del loro mondo. Questo io credo sia una sfida futura, se no finiamo tutti come Padron Ntoni. C'è un'altra domanda, Simona Micali chiede di poter porre una domanda, naturalmente Simona quando vuoi entra. Grazie, è sempre bellissimo ascoltarti, illuminante, e, mi sono segnata un sacco di stimoli e di cose su cui voglio riflettere dopo, però c'è una cosa che hai detto che mi ha molto incuriosito e mi ha molto stimolato, cioè quando hai parlato del romanzo apocalittico contemporaneo, in un certo senso di tutto il romanzo contemporaneo, no? Quasi tutto il romanzo contemporaneo apocalittico in questo momento, come un romanzo che fa dell'apocalisse un tema e non una forma. Dopodiché ti sei corretto e hai detto quasi tutto il romanzo apocalittico contemporaneo è un romanzo che fa dell'apocalisse un tema e non una forma. Quindi volevo sapere che cosa restava fuori da quel quasi, cioè dove tu individui, se lo individui, un filone o degli autori di apocalissi contemporanea in cui ci sia l'apocalisse come forma. Beh, io come al solito, proprio perché eravamo su Extrema Ratio, l'ho sparata un po' grossa e ho generalizzato. Ho fatto prima l'esempio di Don DeLillo, il suo ultimo libro, che comincia con questa frase: tutti vogliono possedere la fine del mondo. E parla di gente che si fa ibernare. Ma la traduzione di Delfino Vezzoli, che è molto buona, lì è obbligata ma imperfetta, perché in inglese è to own, vuol dire proprio, vuol dire anche, come quando si dice sei mio, ti ho messo con le spalle a terra, no? Ti ho sconfitto, tutti vogliono sconfiggere la fine del mondo. Però certo, per esempio, in un autore come Don DeLillo, se uno pensa, beh, Underworld, ovviamente, no? È un romanzo che fa della forma, non parla soltanto della bomba atomica o del risultato degli esperimenti nucleari sovietici che Edgar J. Hoover viene ad apprendere il giorno di una famosa partita di baseball, ma in fondo anche Libra, il libro sull'omicidio Kennedy, è costruito come un apocalisse, una piccola apocalisse. DeLillo disse che senza l'omicidio Kennedy lui non sarebbe diventato un narratore, costruito come un conto alla rovescia del giorno in cui qualcuno sparerà al presidente, anche lì Harvey Oswald, anche se non sarà lui che gli lancia il proiettile fatale, ed è pieno di riferimenti alla paura della fine del mondo, ma anche la costruzione stessa del romanzo. E ci sono anche delle riflessioni metanarrative bellissime. È lì che c'è la famosa frase di DeLillo: in fondo la trama è un tentativo di tenere la morte fuori dalla storia. Non fuori dalla storia, ma fuori dalla storia che stai raccontando. È un tentativo di allontanare la morte, no? Ogni trama, e lui sta parlando di complottatori, chi dice questo è Ewin Everett, l'ideatore del complotto di Libra, è qualcuno che sta costruendo una trama per tenere lontana la morte, cioè per ottenere quello che vuole, la seconda invasione di Cuba, e invece ottiene il disastro, ottiene la morte di Kennedy, non era quello che voleva. D'altra parte il suo piano era delirante, come è delirante l'Apocalisse di Giovanni, no? Voleva che da una parte il popolo pensasse che era stato Castro a fare il falso attentato a Kennedy, dall'altro richiedeva occhi per vedere e capisse che era stata la CIA, perché la CIA fa queste cose. Non poteva funzionare in nessun modo, no? Così come in fondo non hanno funzionato nessuno dei piani degli apocalittici. Pensate a tutti i calcoli. Ci sono cose comicissime nel Medioevo, sulla venuta dell'Anticristo. La più carina di tutte è quella di Salimbene de Adam, che quando viene nominato ufficialmente Anticristo, Federico II di Svevia, l'imperatore, e lui diceva, beh, no, certo, è l'anticristo, però d'altra parte diceva, è strano, io lo conoscevo, io gli volevo bene, insomma, ecco. Ti faccio il nome di DeLillo perché non sono molto esperto, inoltre perché sono un fruitore abbastanza pacificato di tutto invece soprattutto produzione televisiva che parla di disastri, cose, eccetera, eccetera. Credo che rispetto alla narrativa omicida prima novecentesca e agli sperimentazioni anni 50-60, l'osservazione che ho fatto sia in generale vero. Non escludo che ci siano tante cose che io non so e che potrebbero dare una risposta più puntuale alla tua domanda. Bella però.
Grazie. C'è Guido Mazzoni che ha chiesto la parola. Ciao Daniele, grazie davvero per questa conferenza così ricca, piena di spunti, ramificata. Io avrei due domande, te ne faccio una adesso, poi l'altra dopo, forse se c'è tempo. Quella che ti faccio adesso riguarda il Kermode e il romanzo. In uno dei capitoli finali del Sense of an Ending, Kermode commenta due delle riflessioni più famose sul tempo, l'ordine narrativo, l'inizio, il centro e la fine della storia del romanzo moderno, cioè quella che si trova nell'Uomo senza qualità, quando Ulrich riflette sul suo destino, sul senso della sua vita camminando per Vienna e dice: gli esseri umani sono comunque felici se possono indicare nel caos più completo un inizio, un centro e una fine. Questa semplificazione dell'intelligenza, questo accorciamento prospettico dell'intelligenza dà loro comunque un senso e dà una prospettiva nel caos. E una riflessione analoga dello stesso tenore si trova in un brano della Nausea di Sartre, quando Antoine Roquentin riflette sulle avventure, cioè sulla possibilità di dare un ordine al tempo, al fluire anonimo del tempo, in modo da riscontrarci anche lì un inizio, un centro, una fine e in questo modo porre termine al senso di contingenza universale e di angoscia. E Kermode conclude dicendo: il romanzo è comunque un umanesimo. Se l'esistenzialismo sartrianamente è un umanesimo, il romanzo lo è allo stesso titolo e a maggior ragione perché nel caos è comunque costretto a trovare un ordine. Ora, una delle cose a cui si potrebbe pensare è che in realtà il nostro tempo ha prodotto, non solo il nostro tempo, diciamo la condizione umana, il nostro tempo ha prodotto e sta producendo maniere di articolare la dialettica tra tempo vuoto e tempo interpretato, da Cronos e Kairos, che sono molto meno rassicuranti e molto meno umanistiche di quelle del romanzo. Penso al differimento, quello che dice Pascal, cioè gli esseri umani, non avendo potuto risolvere il problema della morte, hanno deciso di non pensarci, oppure la coazione a ripetere, la pietra angolare della psicoanalisi. Fino a quando c'è narrazione, in qualche modo c'è telos e c'è speranza. Questa è una delle tesi di Kermode. Forse stiamo entrando in un tempo nel quale la narrazione è ipso facto pacificante, mentre si allargano a dismisura altre forme di percezione del tempo che sono non orientate, che non hanno inizio, un centro e una fine, che si allargano su una superficie sterminata, sempre per citare quella pagina di Musil da cui Kermode partiva. Volevo sapere come la vedevi questa cosa, come ti ponevi in rapporto a quel capitolo di Kermode? Grazie Guido, io spero che mi farai anche la seconda domanda, anche se non so se uscirò vivo dalla risposta alla prima. Allora, Kermode distingue sempre tra l'autore e il protagonista. Roquentin è parte di quel mondo che a lui non sta bene, Sartre no. Sartre riesce a raccontare la storia di Roquentin. Quello che lui ha da rimproverare a Musil è che lui fa pensare quelle cose, no? Tutto si espande ormai su un beato chi ha potuto nella vita dire prima, dopo, poiché, allorché, nessi temporali, nessi causali. Ma al tempo stesso vuoi qualcos'altro. Tu, come Proust, volete anche l'epifania, volete anche l'eterno, no? Volete l'intermittenza del cuore, volete interrompere il tempo. Non siete d'accordo col tempo, volete che il tempo si fermi. L'epifania che cosa vuol dire? Vuol dire la stessa cosa di Apocalisse, le cinque grandi epifanie che scandiscono il Daedalus, no? Sono momenti in cui tutto il tempo è fermo, tutto il tempo è rivelazione. E voi volete entrambe le cose, volete fare il romanzo e... Allora, Sartre va bene, perché Sartre tutto sommato fa un romanzo tradizionale. Musil fa un romanzo che non riesce neanche a finire.
non finisce. Non esiste neanche quando vengono pubblicati strati precedenti, anni fa. Marsilio pubblicò, l'ha scritto per tutta la vita, no? Una specie di frammento di uno stadio anteriore che si chiamava Il Redentore, tra l'altro estremamente crudo, con una scena di stupro fatta da Ulrich. E non chiude, non può chiudere, come tutto sommato la conclusione della recherche che si ritorna all'inizio, la conclusione dell'Ulisse, yes, ma a cosa? E certo, la narrazione è rassicurante. Certo, noi viviamo in un tempo in cui la narrazione è diventata forse proprio una ninna nanna, c'è qualcosa del nursery rhyme, qualcosa così, che serve a fare addormentare tutte le volte che riusciamo a... E certo questo tema del differimento è importantissimo, che tu hai posto. È un tema che io ho trovato in molte filosofie, anche qui mi cruccio di non riuscire a trovarlo in molta letteratura o cinema, ma anche qui forse sbaglio, per esempio un film come Memento di Christopher Nolan potrebbe essere un bellissimo esempio, no? Se vi ricordate come è fatto, adesso non ve lo racconto. La verità è che finché c'è narrazione ci si trova in una situazione che era quella di Marx, uomo dell'Ottocento, ma che ha segnato di sé tanto il Novecento, che a un certo punto nella concezione metafisica storia dice: l'umanità si pone solo i problemi che può risolvere. E quindi la narrazione sarà possibile. E poi arriva Nietzsche, non molto tempo dopo, io non sono d'accordo sul fatto che i due vadano d'accordo, mi dispiace che mi siano simpatici entrambi, che sostanzialmente dice: l'umanità si pone solo i problemi che non può risolvere. Anzi, sbaglia proprio a porseli. Sbaglia proprio a porseli. E la narrazione è l'unica cosa che c'è, perché non ci sono più le cose. Non c'è il tutto, non c'è il vero, esistono solo eventi e narrazioni di eventi, incontri, scontri e le loro narrazioni. E allora io tutto questo riconoscere, ripeto, potere rassicurante alla narrazione, che poi ha dilagato in maniera odiosa fino ad arrivare alla politica, il che vuol dire che è tempo per una moratoria, no? Almeno di una trentina d'anni, lo vivo con sospetto. Lo vivo con sospetto da una parte, dall'altra mi ci abbandono come al ciuccio o al biberon, come chiunque altro. Ecco. Non so se ti ho risposto. Sì, grazie. Ecco, c'è anche Giacomo Tinelli che chiede la parola per porre una domanda. Prego. Sì, buonasera. Ciao Daniele, grazie per la lezione. E allora, vabbè, appena citato, diciamo, Marx, per cui io ti faccio una domanda sulla tradizione comunista, e appunto sulla tradizione proprio organizzativa comunista, e sul senso così escatologico e progressivo e insomma di inevitabile avvento del comunismo, perché appunto i mezzi di produzione che ha rappresentato la forza del capitalismo, i rapporti di produzione diventano a un certo punto impedimento e insomma ci sarebbe questa auto, no? Questo autodivenire in qualche modo del comunismo. Allora, per lungo tempo mi pare la tradizione comunista abbia, diciamo, abbastanza confidato in questa versione della storia, che insomma Marx non sempre, cioè, solo una parte di Marx sarebbe d'accordo, immagino, o solo un periodo di Marx forse. E però appunto a un certo punto gli anni 80-90, direi alla fine anche dei 70, dopo l'esplosione della quantomeno la nostra storia italiana di insomma lotte che segnavano forse così la combustione delle ultime, ci si è reso conto che non è così, che no, che la storia non va dritta su un filo, che non è il sol dell'avvenire, che non c'è nessun sol dell'avvenire. E mi chiedevo, pensavo durante il tuo intervento alla figura di Pasolini, ovviamente, come diciamo molto, secondo me, rappresentativo di questa, come dire, di questa proprio anche, diciamo, struggimento interno in qualche modo di confidare e allo stesso tempo negare una possibilità escatologica, una possibilità di apocalisse in qualche modo. Lo dico sia, diciamo,
ho pensato immediatamente alla parabola, diciamo, di Pasolini, dal romanzo Da una vita violenta a Petrolio, ecco, diciamo così. Grazie, ciao Giacomo. Tante cose. Allora, Marx, non mi sento di rispondere per lui, tu mi stai facendo risanguinare ferite che non si sono mai rimarginate. Posso solo dire che Marx diceva: io non faccio ricette per l'osteria del futuro. Cioè, io ho trovato la chiave, che è la critica dell'economia politica, adesso tocca alla politica, cioè alla contingenza, trovare la toppa. Marx non è un romanziere, non ha una narrazione da fare, critico delle narrazioni. L'inevitabile avvento, Dio sa, non sappiamo neanche cos'è il capitale, adesso lo stanno distruggendo, la nuova edizione che stanno facendo fa sì che ci dice che il testo che abbiamo letto non è mai esistito, probabilmente l'unico testo di cui siamo certi è il primo volume, che è la traduzione dal francese frettolosamente rivista da Marx in tedesco, chissà cosa ha scritto, era un libro che non riusciva a finire Marx, perché ogni volta cambiava qualcosa e quindi era un libro infinito come Musil, è affascinante. Quindi non so, sinceramente non è troppo per me. Pasolini, vorrei essere tranchant, è un falso profeta, secondo me. Ha proprio la figura del falso profeta. Pasolini che si identifica con Cristo e dice Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti. È un artista, è un grande artista sicuramente, caduto nel kitsch che fanno paura, ma questo è un altro piano, il piano del giudizio estetico. Il suo film più bello è La Ricotta, no? Dove c'è la crocifissione, lui fin da bambino si vedeva crocifisso nei suoi quaderni che poi ha restituito Walter City nei Meridiani, ci sono tutta una serie di... Ed è un falso profeta, nel senso che a un certo punto... Oddio, c'è un tale telos tra sembra quasi un compimento tra la vita che ha fatto, le cose che ha detto, le cose che ha mostrato e la morte, la fine che ha incontrato, che certo il suo mito rimarrà tra noi, ma io penso per esempio che sia uno scempio verbale avere fatto come lui, coniato come lui un termine genocidio culturale per parlare dell'industrializzazione. E nel frattempo dirsi marxista e poi dire ah com'è bello che mi contraddico. Un profeta non si contraddice, il profeta parla, è Dio che parla per bocca sua. Se parli per i tuoi gusti, secondo me sei un po' un falso profeta. Pasolini ha individuato una nicchia ecologica nel, come lo chiamerebbe Bourdieu, nel campo letterario, perfetta, aveva una genialità mitopoietica infinita, era molto al di là delle sue capacità formali, anche un po' come il millesimo ce l'ha avuto da Roberto Saviano, ecco, io sono il testimone par excellence, no? Però non era profeta di niente, ecco. Forse non abbiamo più bisogno di profeti, non so, questo poi è ancora un altro problema. Prima di ridare la parola a Guido, il quale credo che abbia una seconda domanda da porre, posso fare io una domanda? Riportarti alla riflessione sul romanzo, su Kermode, sui romanzi buoni e i romanzi cattivi. I romanzi buoni che sono quelli narrativi, dove c'è un plot, e i romanzi cattivi, quelli dove c'è un antiplot, o comunque gli antiromanzi, eccetera. Allora, diciamo, sospetto già di conoscere la tua risposta, però invece te la pongo la domanda. Allora, questo recupero di narratività, di storytelling, di Ottocento, diciamo, al quale assistiamo nella narrativa contemporanea, diciamo, anche io sono anglista, quindi ho in mente, che ne so, quello che è chiamato ora il romanzo globale, il romanzo della diaspora, il romanzo postcoloniale, cioè tutto questo ambito qui, ma ovviamente si potrebbe pensare, che ne so, anche a Elena Ferrante, di che cosa si tratta? È un fenomeno appunto regressivo, oppure è comunque un chiamare in causa delle nuove agency in qualche modo, cioè riportare il discorso sui personaggi, sui nuovi accessi di certi personaggi alla storia, cioè come lo possiamo considerare? Come narratività deteriore, oppure c'è un discorso e c'è un valore in tutto questo, secondo te? Quando di uno si prevede già quello che dirà, forse è meglio che
No, è perché ti ho un po' letto ultimamente. Mai ragione, ha fatto il suo tempo, diciamo. Mai ragione, nel senso che... No, io non direi deteriore e regressiva, perché per dire regressiva dovrei indicarti una direzione progressiva e non ne dispongo, quindi non ho più pallida idea. Rimango appoggiato su quello che ha detto prima Guido, cioè la narratività come conforto, come... Certo, adesso il romanzo, cosa che ha studiato tanto Moretti, no? È un genere del mondo. In fondo l'Inghilterra, di cui parlavamo, che è uno dei nostri sottotemi, per avere il suo primo romanzo proprio di impatto mondiale, l'Inghilterra post-45, ha dovuto aspettare un indiano, no? Rushdie. Assolutamente. A mezzanotte, perché da solo... Io proprio a lui mi riferivo. Bravi scrittori. Anche a lui. Però pensa come viene immediatamente tutto formattato da agenzie. Per esempio, tu sei un indiano, tu sei un africano, tu sei un sudamericano, non c'è niente da fare, ti devi esprimere coi modi del realismo magico. Una decina di anni fa, degli scrittori messicani, cui nome non mi sovviene, fecero un manifesto come realismo magico, contro il realismo magico, dicendo basta, non ne possiamo più, ci ha rotto le scatole, vogliamo fare noir, vogliamo fare altre cose. E infatti Bolaño non è realismo magico, insomma, è un'altra cosa. Così come l'arte contemporanea cinese, che è tutta pop. No, 1.400.000 cinesi amano solo la pop art, o qualcosa che si ispira alla pop art. Il problema delle storie è la loro captabilità, no? il loro essere, in qualche modo, come dici tu, strumenti di agenti. Allora, laddove c'è disparità di poteri, di livello di potere, così forte, è facile che le storie si uniformino a un'unica storia, che abbiano abbastanza, tutto sommato. Questa fu la scoperta, che io non rinnego, sconvolgente, degli strutturalisti, no? Adesso noi ridiamo di Grimas e abbiamo così un compiacimento coso per prop, un po' paternalistico, però è vero, è sempre la stessa storia, tutto sommato è un po' sempre la stessa storia. Il problema sarebbe interessante laddove apparissero anche delle narrazioni, perché è un principio di cui la mente umana non può fare a meno, né altri, all'analogia, per esempio, completamente ignorato ormai, completamente ignorato. Erano tutti studi sulla metafora, per esempio, completamente spariti. La studiano un po' i filosofi, c'è il grande libro di Enzo Melandri, che solo Guido è riuscito a leggere per intero, io non ce l'ho fatta, comunque, l'analogia abbandonata completamente a se stessa. Abbiamo l'argomentazione, no? Abbiamo il suono. Se uno avesse tolto dalla retorica classica tutte le figure di suono, gli avrebbero corso dietro col bastone i greci e i romani. Invece c'è soltanto questo principio della narrazione. Siamo tutti diventati degli aristotelici della domenica. Ecco, sarebbe interessante se anche attraverso la narrazione emergesse una reazione a questo dislivello di potere. Questo sì, capisco la politicità della tua domanda. Perché dislivello di potere c'è sempre e ci sarà sempre. Lotta contro il dislivello di potere dovrebbe esserci sempre, e a volte è stata fatta con la narrazione, o sabotando la narrazione, o dicendo riprenderemo a fare narrazioni quando avremo rovesciato il mondo. Questa era la posizione, per esempio, degli operaisti italiani degli anni 60. Pensate a Scrittura e Popolo di Alberto Sorrosa, no? E poi era Tronti il grande speratore. Ma che ci frega di Pasolini, Pratolini, eccetera, eccetera. La grande narrativa finisce con Musil, la musica con Mahler e Schoenberg, adesso gli operai, ruda razza pagana, spazzeranno via. C'è proprio scritto in Tronti: credete che noi vogliamo salvare la vostra civiltà? Che abbiamo il problema di Lukács, dell'eredità della vostra civiltà? Quindi niente narrazione, niente educazione. Oppure con la narrazione, io questo non lo so, però anch'io non voglio fare quello che dà le ricette per l'osteria del futuro. Grazie, grazie. Adesso ecco, cioè... Forse c'era qualcuna... No, ecco, possiamo, se vuole, può intervenire di nuovo Guido, un'altra domanda. Sì, grazie. Ti pongo l'altra domanda che volevo farti, e che non riguarda il romanzo o la narrativa. Prima però volevo aggiungere un dettaglio a quello che tu avevi detto in precedenza sul potere della narrazione come momento di sospensione del pensiero e di
tranquillità autoindotta. Una delle cose su cui sarebbe interessante riflettere a lungo è come ciò che un tempo nella sfera politica era esposto sotto forma di programma viene oggi comunemente ed estesamente esposto sotto forma di narrazione, sotto forma di storia, di autorappresentazione biografica, di storytelling, eccetera. In Italia abbiamo avuto un momento di passaggio allegorico nel 2001, quando Berlusconi, al posto del suo programma, mandò alle famiglie italiane l'opuscolo, che poi era un'autobiografia, una geografia di se stesso, della propria storia, scritta in forma narrativa, spostando il piano del discorso dall'argomentazione, come proprio dei programmi politici, al potere tranquillizzante e a problematico della narrativa. La cosa però che volevo chiederti non riguarda la narrazione, riguarda questo fenomeno che era già stato notato nel corso del dibattito, mai come negli ultimi decenni, forse neanche negli anni della guerra fredda, dell'angoscia per la bomba atomica o per gli UFO, il cinema, la televisione e la letteratura hanno immaginato l'apocalisse con tanta frequenza. Ogni tipo di crisi apocalittica ha ormai una filmografia e una bibliografia recente. L'esplosione nucleare, l'asteroide, l'attacco alieno, il terrorismo, il computer impazzito, il robot impazzito, la catastrofe ecologica, il virus. Su tutte queste cose è stata fatta minimo una serie televisiva, spesso più serie televisive, un film o una serie di romanzi. Ora, è interessante che l'immaginario diffuso ci dica qualcosa, cioè ci dice più o meno quello che una frase attribuita ora a Jameson, ora a Žižek, e resa famosa da Mark Fisher in Realismo Capitalista, dice, cioè è più facile ormai immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, cioè è più facile immaginare il dopo come un passaggio da questo ordine al disordine che da questo ordine a un altro ordine. Mi sembra che la diffusione dell'immaginario apocalittico sia da prendere come un sintomo, sia da prendere come uno stato di cose che il sensorio collettivo, ammesso e non concesso che esista una cosa simile, capta e riscrive nella forma di questa iperproduzione apocalittica. Volevo sapere cosa ne pensavi. Penso che sono molto d'accordo. L'altra, la cosa di Jameson è carina, perché a un certo punto lui stesso ha cominciato a citarsi dicendo: come pare che io abbia scritto, anche se non la ritrovo nelle mie opere, è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Ti rispondo un attimo sulle tue osservazioni sulla narrazione, perché sono interessanti, hanno a che fare anche con la risposta in generale su questa moltiplicazione di racconti che, ripeto, io non per pignoleria terminologica, ma terrei distinti: fine del mondo e apocalisse, cioè rivelazione. C'era un piano, c'era un progetto, insomma, c'era qualcuno, c'è qualcuno che può fare qualcosa. La narrazione, tu dici, ha ereditato quello che una volta era il programma. Io ho un ricordo di infanzia, che quando ero bambino aspettavo la TV dei ragazzi e nel pomeriggio, addirittura, immaginatevi come è cambiato il mondo, c'era una rubrica sindacale, c'era un canto di stampo sovietico, anche se in italiano, c'era una rubrica sindacale. E comunque gli operai si vedevano moltissimo nella televisione degli anni 70, che era appunto il decennio in cui io ho acquisito. E io mi ricordo perfettamente, è un ricordo retrospettivo, insomma, che questi operai parlavano come Draghi, come Monti. Dicevano: il padrone deve dare l'aumento di 100 lire perché qui noi abbiamo, eccetera. Insomma, facevano i conti, no? Usavano il loro logos, il loro essere fatti di logos, cioè anche di carne e ossa, di gente che voleva qui e ora una vita decente, per fare i conti. Adesso facciamo i conti, no? Marx è uno che ha detto: facciamo i conti. Facciamo una dissolvenza e andiamo, che ne so, alle trasmissioni di Santoro, le prime, ve le ricordate? Com'è che si chiamava? Samarcanda, eccetera. È cambiato tutto. In genere si vede un disoccupato, un disperato, qualcuno
che soffre, tema della vittima, non è molto caro, a cui si dice racconta la tua storia, no? Racconta la tua storia che non ha contenuto, il tuo logos, che non ha più fondo, perché non è più motivato da niente, che sia logicamente, che sia intersoggettivamente verificabile, se non il tuo pathos, la tua sofferenza, il fatto che soffri. Questo spiega tra l'altro come uno dei generi più sperimentali della letteratura contemporanea, a partire dagli anni 70, sia l'autofinzione, no? Io ci metto il mio pathos, anche se mento, comunque sono sempre io, o come alcuni invece si ritirino nella narrazione d'archivio, non sono io a parlare, ma sono cose prese dall'archivio, no? Pensate allo Strega di Scurati l'anno scorso, storia di Mussolini, dice io non ho inventato niente, no? Sono tutti, addirittura vi faccio vedere i documenti. Dietro a questo logos non c'è niente. Ecco, a me fa paura la narrazione quando diventa questo, quando camuffa l'infondatezza del logos, quella fondatezza del logos che tanto Platone, dando esito in Fausto, tanto Aristotele pretendevano dall'arte e dal mythos, in particolare, che ne fa ossatura. La moltiplicazione delle apocalissi o delle fine del mondo, certo, ce n'è ognuna, c'è stata la serie bellissima su Chernobyl, su cui ci siamo addormentati tutti. Sì, io credo che anche qui svolgano una funzione rassicurante, intanto perché, come dicevo, non sono veri apocalissi, perché nel senso che c'è della gente che resta vivo. Anche The Walking Dead, uno dei primi film che riporta in auge il tema degli zombie. No, sì, sono pochi, prima o poi forse finirà male, ma comunque c'è gente che è dotata di armi e che riesce a difendersi da questi... Oppure ci sono degli eroi. Il grande tema di molti di questi racconti post-apocalittici, post-screw-up, diciamo, sono i salvatori, sono quelli che è un tema importantissimo anche nel cinema di guerra. Se ci fate caso, l'ultimo cinema di guerra, da Salvate il soldato Ryan in poi, si tratta sempre di un salvataggio, no? Non si tratta di un atto di valore marziale come Il giorno più lungo di Cornelius Ryan, in cui c'è lo sbarco in Normandia, non si tratta di un atto barbarico come si vede nella narrazione del cinema sul Vietnam che fanno i vari Coppola o altri. Si tratta sempre di salvare qualcuno, di andare, no, c'è il soldato infermiere, ecco, in tutte queste serie c'è qualcuno che si salva, c'è qualcuno che salva. Anche il romanzo un po' senile, secondo me, da cui è stato tratto un film di Cormac McCarthy, che Il meridiano di sangue aveva raccontato, sì, l'apocalisse, no? La strada è la storia di un padre che salva un bambino, no? Da questo mondo dove è andato tutto in mona, rispetto parlando, però lui lo salva, no? Questo padre, su cui ha scritto pagine indimenticabili di comicità Massimo Recalcati, per esempio, scusate l'irriverenza. Ecco, credo che il consolatore sia qui, nella narratività in sé, nel fatto che questi eventi, che dovrebbero dire porca miseria, e chi l'ha mai vista una cosa del genere? Non ho categorie per raccontarla. E non ho neanche le categorie che aveva l'apostolo Giovanni Centenario, chi per lui, sull'isola di Patmos, che eredita, no? Grande racconto lentamente costituito, drammaticamente costituitosi dei Vangeli, in contrasto anche con Paolo. Non ho niente, non ho categorie, ma posso benissimo vederle in qualunque momento. E poi ci sarà sempre qualche salvatore, ci sono gli eroi di Chernobyl, ci sono gli eroi, ci sono i guerrieri, no? Ecco, la consolazione è qui. La salvezza è qui. Detto questo, io, per rispondere anche a quello che mi diceva prima Elena, non voglio né assolvere né condannare, ma capire. Forse in questo dovremmo essere noi, questo imparare davvero da Kermod, non apocalittici o da Marx, se volete, cioè non fare troppe profezie. Teniamoci al piccolo spazio di veduta che abbiamo. Cerchiamo di essere, come diceva Deleuze, no? Più molecolari che molari. Oggi ho letto un bel articolo sulle parole e le cose, in cui diceva che bisogna fare così, e mi sembra un buon consiglio. Questo è l'angolo di veduta che abbiamo. Sicuramente il tema dell'Apocalisse con disegno, in fondo Apocalipsis Configuris era l'ultima opera, no, di Leverkühn, il protagonista del Dottor Faustus di Thomas Mann, prima di sprofondare nella demenza, no? C'era tutta la cultura europea, da Dürer, insomma. Ecco, cerchiamo di, come dire,
di criticare le apocalissi, ma di non essere critici apocalittici, non nel senso in cui lo si intendeva, fraintendendo il titolo di Umberto Eco, che si malediceva di aver usato quel titolo perché diceva che non era quello che lui voleva dire, ma critici che hanno la risposta in tasca, la sintesi epocale in tasca. Ci sono segni che si possono leggere. Le vecchie narrazioni forse valgono ancora, forse non valgono più, secondo Kermode, che tra l'altro era un credente, valevano ancora. Vale la pena vedere, come hanno chiesto Elena, e anche parlando del fungo, no? Se per caso avremo prima o poi un fungo, un fondo. Calvino una volta diceva che noia tutte queste storie di umani, mai nessuno che mi narri la storia degli amori di un cucchiaio. Ecco, può essere che avremo qualche altro spazio postumano. Io devo dire non lo vedo. Però non lo posso escludere, sarebbe stupido farlo. Non mi rassicura, ma neanche mi spaventa il non vederlo. Sto nel posto che mi è limitato, che mi è stato dato, insomma, credo sia l'unico in cui sia decente stare. Ecco. Grazie Daniele, ecco, c'è un commento di Simona Vincali che dice: comunque, per quanto riguarda la paternità della frase, a me risulta sia di Zizek, da Living in the End Towns del 2010. Io avrei un altro paio di domande, ma magari te ne risparmio una. Quindi ti chiedo, vuoi parlare brevemente dell'antropocene oppure delle connivenze tra il pensiero apocalittico, la democrazia e la guerra al terrore? No, di nessuna di queste. No, nessuna delle due. Va benissimo. L'antropocene sarei un cialtrone la guerra al terrore... Non saresti un cialtrone la seconda domanda, perdonami, eh? La guerra al terrore, come diceva giustamente Marco D'Eramo, è come fare la guerra al paracadutismo. Il terrore è una forma di lotta, la guerra al terrorismo è come la guerra al paracadutismo. Non vorrei dire, forse è stato un po' esagerato il tema, io mi sono accodato perché conveniva. Ma tu me lo chiedevi il rapporto all'immaginario apocalittico sempre. Sì, sì. E alla democrazia naturalmente. Quando no? Abbiamo sentito niente sarà più come prima. E uno dice, ma fosse la Madonna, no? Invece continua un po' tutto come prima, tendenzialmente, no? Ecco, io credo che c'è questa, sicuramente questa ansia anche di vedere qualcosa di nuovo. Mi chiedo chi è più disposto, nel Novecento lo sono stati, in forma un po' da Godzilla, sempre per citare Disaster Movies, sono stati a pagare dei prezzi per vedere qualcosa di radicalmente nuovo. Adesso... forse siamo vecchi, forse lo faranno altri, forse abbiamo troppo da perdere, forse tra poco non avremo più molto da perdere, ma questo è un discorso che vale magari più per i più giovani, insomma. Tutte queste qui io le vedo come apocalissi un po' farlocche, diciamo. Giovanni di Patmos, che per lui era una persona più seria, nonostante travedeva un po', ma insomma... Va bene, io ti ringrazio per questo dibattito, direi, no, se possibile, ancora più interessante della lezione, non è vero, ma insomma sono stati entrambi estremamente interessanti, estremamente stimolanti. Se le domande sono esaurite, io dichiarerei chiusa la seduta per questa sera. Ringrazio Daniele Giglioli per questa splendida lezione e do appuntamento a tutti noi il 10 giugno, per mercoledì prossimo, per il prossimo incontro in cui Simone Beta e Giuseppe Cederna ci parleranno di storie di libri e viaggi mediterranei con diciamo, l'introduzione di Eleonora Fischetta. Grazie a tutti, grazie Daniele, grazie a chi ha partecipato e buonasera.